Allora, ma non per questo vogliamo, non è che vogliamo i nostri, non ci interessa. Che siano comunque eletti dei cittadini che siano al di fuori della politica. Che siano al di fuori della politica, basta. Oh, finalmente abbiamo la luce. Scusate se stasera siamo un po'. Così stiamo improvvisando un po' perché abbiamo dei problemi tecnici. E il Massimo li sta risolvendo. Risolto. È risolto? Così. Bene. Adesso per cui andremo. Ascolta un po'. No, prosegui. Mi ha cercato un occhio con questo faretto che è appena acceso, ma magari l'immagine è sicuramente migliore rispetto a prima. Abbiamo molto più luce. Ecco, adesso possiamo parlare tranquillamente di quello che è il nostro progetto, la nostra volontà è quella di aderire a questo progetto, di camminare sull'acqua che già esiste. Massimo oggi poi ha parlato anche con il sindaco capofila di questo progetto, che è quello di Zibido, giusto? Sì, vedo che è un po' d'acqua. Ecco. Faceva caldo lì vicino alla lampada, eh? Faceva un po' di caldo. Allora, oggi sono stato verso le due così a parlare con il sindaco di Zibido, che è Garbelli, Pierino, per fare da tramite per un incontro fra la giunta che c'è, la nuova giunta formata dal sindaco Antonio Longhi e gli assessori, perché questa è un'occasione, io non finirò mai di dirlo, siccome si continua a dire non ci sono soldi, non ci sono quello. No, ma è vero. No, è la verità, insomma, non è che uno può... Tra l'altro... Dire che non è vero, i soldi non ci sono, i comuni i soldi non ne hanno, lo Stato non ne stanzia. No, perché adesso poi tutto il sistema è saltato, diciamo che i soldi non ci sono perché sono stati gestiti talmente bene e i politici italiani sono stati bravissimi, per cui i cittadini italiani sono stati tutti onesti, i soldi ce ne sono tanti. È così, no? Se non ci sono più, secondo me è colpa dei cormorani. Quindi se non ci sono più i soldi... No, mangiano più i pesci. Ma... Non ci sono più i soldi, quindi non essendoci più i soldi, dobbiamo trovare quei... tentare, perché nessuno viene qui a dire che sia facile, ne parlavo oggi anche col sindaco, però ci vogliono due cose, la curiosità, la voglia di superare le barriere vecchie della politica, cioè tu sei di sinistra, quindi non ti do ragione, tu sei di destra, tu sei grillino... Adesso c'è una tale situazione fra le persone, la disoccupazione, guardate la televisione mi sta raccontando un sacco di fregne, guardate fuori cosa sta succedendo e succederà anche a voi, nelle famiglie, nelle case, quindi qui bisogna metterci assieme e ricordarci, dimenticarci di destra, sinistra, eccetera, ma di mettere assieme gli italiani di buona volontà e fare le cose. Allora, questo progetto, siccome di Camminando sull'Acqua cominciamo a avere dei partner che sono i comuni, mi diceva che di solito il dialogo fra comuni, diciamo il comune di Zibido, è arrivato sempre storicamente a dialogare col comune di Vernate piuttosto che il comune di Noviglio, e mai con comuni verso la provincia di Pavia, quindi questo è un ostacolo, ma più che reale è un ostacolo, diciamo così, di consuetudine, no? Però diceva, ho qui le cartine, mi ha fornito due meravigliose cartine di Camminando sull'Acqua, prima, quella di prima, dove c'era il comune di Basilio, Bucinasco, Gaggiano, La Chiara e Zibido, la seconda e ultima che ci ha aggiunto il comune di Assago, La Chiarella, Noviglio, Vernate, Zibido, ma c'è anche Rosate, per cui noi saremo l'anello di congiunzione. Questo ci consente di intanto tutto di dialogare con i comuni e sappiate che tra pochi mesi verranno approvati il POR e l'FSR, che sono quegli strumenti di finanziamento della regione per i fondi europei. Questi fondi vengono, una delle condizioni, una condicio sine qua non, cioè
senza la quale non si può accederci, si vi, è quella di unire i comuni. Questa storia del camminando sull'acqua è un modo per unirsi con altri comuni e presentare progetti comuni. Allora, Garbelli Pierino è una risorsa perché da 30 anni lavora in Regione Lombardia. Lui mi diceva: comprendo tutti i sindaci perché faccio fatica io che ci lavoro da 30 anni, comprendo i sindaci che faticano a trovare le strade, le vie, i modi per accedere ai fondi. Chiariamo un attimo sui fondi. I fondi sono a fondo perso, ma sono cofinanziamenti. All'inizio erano al 100%, adesso i comuni devono mettere dal 30 al 50%. Siccome oramai, grazie purtroppo al patto di stabilità, eccetera, eccetera, faccio un discorso un po' tecnico, ma è necessario. Il 50% nessuno ce l'ha da mettere. Facciamo un esempio: presentiamo il progetto della Villa Belloni, dobbiamo avere il 50% del progetto. Il 50% ce lo dà a fondo perso il POR, chiaro? Sotto il POR è piano organizzato regionale, perdonatemi gli acronimi, me li dimentico. Sono soldi che ci arrivano, invece, cioè, se costa 2 milioni, 1 milione lo deve mettere il comune, un altro milione a fondo perduto lo mette la regione con i fondi europei. Ora